Destinare l'area dell'ex zuccherificio a valenze ambientali, turistiche, sportive e ricreative. È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Fano che ha illustrato il progetto della nuova pianificazione. Si propone una superficie commerciale no food di 2.500 metri quadrati con un centro congressi, laboratori, palestre, fitness e centri per la salute. Prevista la possibilità di realizzare una piscina comunale di 25 metri per 16 e una per bambini e per la riabilitazione. Si potrebbe progettare inoltre un palaghiaccio come nella città di Iesi. Si pensa poi alla ricostruzione delle due torri che alte 40 metri con un diametro di 20 costituivano un profilo paesaggistico caratteristico di Fano. Potrebbero essere destinate ad un uso alberghiero o ristorativo, per spazi espositivi e museali o per un ascensore con terrazza panoramica. Il percorso partecipativo che si avvierà ora potrà modificare, migliorare e perfezionare tutte queste previsioni. Nell'ambito del percorso che definirà la previsione siamo aperti ai contributi dei soggetti, dei cittadini qualsiasi, ma anche dei soggetti qualificati, specifici, di settori specifici che potranno portare suggerimenti e indicazioni di miglioramento della previsione. Quella dell'ex zuccherificio è un'area strategica, secondo il tecnico dell'ufficio piano regolatore Pia Miccoli, che ha illustrato in conferenza alcuni punti fermi su cui si basa il progetto. L'area commerciale sì, perché comunque un commercio, diciamo, di vicinato, di supporto può essere importante, però noi lo immaginiamo no food e a servizio dello sport, del tempo libero, della salute, immaginiamo sanitarie, negozi di giocattoli, di attrezzature sportive, cose insomma a supporto dell'area. Riqualificare le aree umide, come già era nel precedente progetto, come la VAS indicava, le aree umide che diventano l'area di accesso alla sta fluviale. Noi immaginiamo percorsi pedonali, naturalistici, pesca, maneggio, visite guidate al fiume, bird watching, ecco, tutte attività legate al fiume. L'area inoltre sarà chiusa al traffico. L'area si raggiunge, si deve poter raggiungere anche a piedi o in bicicletta, per cui abbiamo ipotizzato alcuni percorsi ciclopedonali che connettano l'area al mare, l'area al fiume, l'area al centro storico. La proposta illustrata oggi vuole essere un argomento di discussione da presentare alla città e alle forze economiche interessate per arrivare ad un accordo di programma. Tutti i portatori di interesse saranno chiamati a dare la propria visione dell'area. Questo percorso ci porterà in tempi relativamente brevi, inferiori ad un anno, ad avere la proposta urbanistica che assieme alla proprietà permetterà di stipulare un accordo di programma, una modalità per raggiungere una variante del piano regolatore in tempi comunque celeri, più brevi rispetto alla classico percorso urbanistico. Questo ci porterà a dare una risposta al problema dello zuccherificio il più possibile concreta e realizzabile.